nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Come detto, siamo oggi alla festa di San Giovanni Battista, precursore del Signore, con la memoria e l'ultimo Vangelo della quinta domenica dopo la Pentecoste. Domenica prossima sarà la prima domenica del mese di luglio, dedicato al preziosissimo sangue, e la messa sarà all'orario consueto, quindi alle ore 17:30, come oggi. Oggi, festeggiando la festa di Giovanni Battista, ne festeggiamo la natività. Al mese di agosto, infatti, si festeggia il martirio di San Giovanni Battista, la sua decollazione, fu decapitato. Ma la festa più grande di San Giovanni è quella di giugno, che invece commemora la sua nascita, 6 mesi prima di quella di Gesù, in quanto allo stesso modo fu concepito 6 mesi prima di Gesù. E fu l'angelo Gabriele che disse proprio questo fatto alla Vergine Maria durante l'Annunciazione, dicendo: ecco che colei che gli uomini chiamano sterile è già al suo 6° mese di gravidanza, perché nulla è impossibile presso Dio. E si riferiva a Elisabetta e al figlio che le doveva nascere, Giovanni, che verrà poi chiamato il Battista. Normalmente le feste dei santi sono fissate al giorno della loro morte, perché la morte di un santo non è il giorno della morte, ma il giorno della vera nascita, è il giorno cioè in cui entra in cielo, dies natalis. Non è quindi un giorno di lutto o di tristezza, ma di gioia e di festa, perché ha ottenuto in quel giorno la vittoria su tutti i nemici e ha ottenuto la corona e la gloria degli eletti. E invece per Giovanni Battista è il caso unico, assieme a Gesù Cristo, al quale è indissolubilmente legato, è la sua nascita che noi festeggiamo, e non solo la sua morte. Questo perché, come sappiamo dal mistero della Visitazione, ecco che Giovanni Battista fu purificato da ogni macchia di peccato già nel seno di sua madre. Dopo infatti che l'angelo ebbe annunciato a Maria che sarà la madre di Dio, ella si recò in Giudea, dove stava la sua parente Elisabetta, per aiutarla in queste sue necessità, essendo lei vecchia e al 6° mese di gravidanza. E bastò la voce di Maria e la presenza di Gesù, che era ancora quasi nulla nel seno della Vergine Maria, per ottenere questo miracoloso cambiamento in Giovanni il Battista nel seno di Elisabetta. Trasalì il bambino di gioia, manifestò quindi di essere cosciente miracolosamente di ciò che avveniva, e manifestò quindi come la redenzione che Gesù Cristo veniva a portare a tutti gli uomini si otteneva di già nell'anima sua. Fu purificato, così si pensa normalmente, dalla colpa originale. Tutta la liturgia della messa di oggi è centrata proprio su questo fatto: fin dal seno di mia madre tu mi hai chiamato, fin dal seno di mia madre mi hai scelto, mi hai eletto, mi hai posto come una freccia nella tua faretra e poi mi hai diretto dove tu volevi. Vedete, queste parole dei profeti le abbiamo qui nel profeta Isaia, ma le medesime parole si ritrovano più o meno in Geremia profeta e in altri passi della Sacra Scrittura. Ci mostrano una verità che da un lato vale per tutti gli uomini e dall'altro invece vale per alcuni uomini in particolare. Tutti gli uomini, anche io, anche voi,
siamo conosciuti da Dio da tutta l'eternità. Ti ho amato di un amore perpetuo, da sempre conosco il tuo nome. Vedete, Elisabetta e Zaccaria, Zaccaria da muto, Elisabetta invece da parlante, insistono perché il nome del bambino sia Giovanni, perché è un nome che ha ricevuto da Dio. E il nome lo ha ricevuto da Dio, potremmo dire, perché Dio conosce il suo nome e conosce la sua creatura da tutta l'eternità. Il grande mistero della predestinazione, che altro non è che un aspetto, il più alto, il più nobile e il più bello, dell'altro mistero della provvidenza. Dio ha cura di tutte le cose e le porta al fine che Lui vuole, e quindi per noi ci porta al fine della salvezza eterna. Questo vale per tutti, poi vale in particolare per il Battista, perché come Gesù Cristo fu predestinato alla filiazione divina, essere il figlio di Dio, il Redentore del genere umano, così Giovanni Battista lo fu a essere il precursore, l'ultimo dei profeti e il più grande, superiore a qualunque profeta, anche se viene nello spirito e nella virtù di Elia, che deve preparare, riassumere in sé tutta l'attesa del Messia e preparare imminentemente, prossimamente, la venuta del Messia, cioè di Gesù Cristo. Egli, come si definisce, è l'amico dello sposo. Gesù è lo sposo delle anime nostre, che assume la natura umana, lui che è Dio. E così Giovanni Battista è l'amico dello sposo, è colui che ne è testimone, come diciamo nel prologo del Vangelo di Giovanni, che leggiamo ogni messa, non oggi perché diremo quello del Vangelo della Domenica, ovvero sia, egli non era la luce, Giovanni, bene, Dio mandò un uomo chiamato Giovanni, non era egli la luce, ma venne in testimonio per rendere testimonianza della luce che è Gesù Cristo, la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Ecco la grande missione di Giovanni Battista, scelto, eletto, voluto da Gesù Cristo per compiere la bimillenaria attesa del Messia e per preparare quindi immediatamente la sua venuta. Giovanni Battista non ha bisogno delle nostre lodi, perché le lodi migliori le ha fatte Gesù in persona, quando disse: di tutti i nati da donna non ce n'è uno più grande di Giovanni Battista. E nella parola stessa di Gesù, che ci dice che è il più grande di tutti gli uomini che sono nati almeno fino a quel momento. Egli è grandissimo per la fede, la speranza e la carità. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, ha creduto e quindi ha visto di lontano, senza vedere, nel Messia. È in mezzo a voi qualcuno che io non sono neanche degno di sciogliergli i legacci dei suoi sandali. È in mezzo a voi e voi non lo conoscete. Ecco che Giovanni Battista lo ha atteso, colui che doveva essere l'agnello di Dio, Giovanni Battista che chiama così Gesù. Tu sei l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. La grande speranza, perché tutta la vita del Battista è riferita a Gesù Cristo, non è altro che un precederlo, un prepararlo, uno spianargli la via, un preparare le anime e gli uomini a lui, e quindi attenderlo ardentemente. Nel tempo di Avvento è la figura del Battista che è preeminente. Un'immensa carità, perché appunto è l'amico dello sposo, è colui che è vicino allo sposo, unito in una profonda amicizia. Ma poi il Battista manifesta una grande forza, subendo il carcere ed il martirio per Gesù, e pratica perfettamente la virtù di temperanza, cioè di moderare tutte le passioni. Lo vediamo prima di tutto un esempio grandissimo di umiltà. Di Gesù Cristo dirà: bisogna che io diminuisca e che lui cresca. E poi vediamo di Giovanni Battista non solo la grande umiltà: sei tu il Cristo? Non lo sono. Sei tu un profeta? Non lo sono.
e poi vediamo anche la sua penitenza, lo vediamo come anticipatore di tutti quegli eremiti che fuggiranno il mondo per ritirarsi nei deserti, nella preghiera, nella penitenza. Lui così fece nella sua vita, pur essendo nobile discendente di stirpe sacerdotale, eppure ecco che si ritira nel deserto, sobrio nel bere, sobrio nel mangiare, sobrio nel vestito. Non è un uomo mondano, è un uomo penitente. Ed è un uomo penitente che invita alla penitenza anche gli uomini. Se non fate penitenza, ecco che la scura è già la radice dell'albero per tagliarlo e per gettarlo nel fuoco. Fate quindi degni frutti di penitenza. E per questo battezzava con un battesimo di penitenza, che non era il sacramento, ma che vi preparava, e quindi gli diede il nome di Battista, cioè il battezzatore. Lui invitava quindi con questo battesimo a lavare esteriormente per lavare interiormente con le lacrime del dolore, della contrizione, del dolore dei nostri peccati, i nostri peccati. Perché? Perché dovendo preparare la strada a Gesù, egli sa bene che c'è un solo ostacolo tra noi e Dio, tra noi e Gesù, ed è il maledetto peccato. È lui che ci separa da Dio. Nient'altro può separarci da Dio, ma il peccato sì. E quindi il nemico di Giovanni Battista è il peccato. Lui vuole distruggere il peccato, far fare penitenza del peccato perché la strada sia sgombra per poter arrivare a Gesù Cristo. Temperante anche nella castità. Vediamo appunto che il Battista si ritira nel deserto per una vita tutta di preghiera e quindi è un eroe della castità e anche lo è nel manifestare l'amore di questa sua virtù unita all'odio con il peccato nel motivo del suo martirio, quando dirà a Erode e alla sua amante Erodiade: non ti è lecito, dice a Erode, non ti è lecito vivere con la moglie di tuo fratello. Giovanni Battista muore e subisce prima il carcere e poi il martirio. Nel carcere gli taglieranno la testa proprio perché ha detto: non è lecito l'adulterio. Non è lecito per nessuno, ancora meno lo è per i potenti. Ecco, gli uomini mondani magari sarebbero stati intransigenti con i poveretti: non ti è lecito a te tradire la moglie, tradire il marito, vivere con colui, con colei che non è tua moglie o tuo marito. Ma invece sarebbero stati zitti con i potenti, sarebbero stati adulatori e cortigiani. Non così Giovanni Battista, che non è un mondano ma un uomo di Dio, deve rendere conto a Dio, e per cui soprattutto a chi è potente, non per spirito di rivolta, ma perché colui che regna e che governa, il padre di famiglia, il sacerdote, il governante, devono dare l'esempio nella loro vita agli altri, con la loro vita devono dare l'esempio. E i peccati pubblici commessi da queste persone sono ancora più gravi perché danno pubblicamente il cattivo esempio. Ecco perché Giovanni Battista, soprattutto a Erode Antipa, dirà: non ti è lecito vivere con la moglie di tuo fratello. E questo suo odio della lussuria si vede anche nell'odio della lussuria e dell'impurità contro di lui. Com'è infatti che egli morirà? Non solo per avere denunciato l'adulterio di Erode e della sua amante, ma anche vittima della sensualità di questo re che si invaghisce della nipote, della figlia di questa amante, di Salomè, nella danza anche qui indecente di questa ragazza, la quale in questo modo, seguendo i vizi e le passioni di questo patrigno, di questo amante di sua madre, ebbene otterrà in premio di questi suoi peccati, di questa sua lascivia, la testa di Giovanni Battista. Ecco, vedete come la lussuria e l'odio si mettono assieme nell'ottenere la morte del più grande di tutti gli uomini. Colui non c'era uomo più grande, secondo la parola di Gesù, che Giovanni Battista. Allora, cari fratelli, pensiamo che
questo grande santo che ebbe anche lui un'annunciazione come Gesù, come l'arcangelo Gabriele annunciò la nascita di Gesù alla Vergine Maria a Nazareth, così Giovanni il Battista fu annunciato nel Tempio di Gerusalemme a suo padre Zaccaria mentre offriva il sacrificio nel Tempio, e la gente vedeva che non usciva dal luogo del sacrificio, e quando uscì era muto, era avvenuto il mistero, era entrato in contatto col sacro, l'angelo aveva manifestato la volontà di Dio, gli aveva annunciato che avrebbe avuto come figlio questo Giovanni, che doveva essere il precursore del Messia, anche se la moglie era ormai sterile e vecchia, perché appunto nulla è impossibile a Dio. Ebbene, questo grandissimo santo, cari fedeli, ci insegna anche nel mondo di oggi, ci insegna prima di tutto a disprezzare il mondo con tutte le sue false massime, false dottrine, con tutta la sua vanità, di non vergognarci di opporci al mondo, di non averne lo spirito e la mentalità. Ci ricorda la gravità del peccato di adulterio, che non è un peccato solamente contro la purezza e la castità, è anche un peccato contro la carità ed è un peccato contro la giustizia, un contratto solennemente firmato davanti a Dio e la parola d'onore che è stata data tra i due coniugi, quindi una promessa reciproca di fedeltà. E ci ricorda anche, vedete, il fatto che Dio abbia avuto degli occhi così attenti e misericordiosi per delle creature che ancora erano nel seno della loro madre. E Gesù, che addirittura è il figlio di Dio, concepito da poco, e Giovanni Battista al sesto mese. Ebbene, ci ricorda questo, come per Dio la vita umana inizia ancora prima della nascita. E allora pensiamo a quest'altra grande piaga diabolica dei giorni d'oggi, che è l'aborto. Il demonio è non solamente un mentitore, quindi un bugiardo, il padre di tutte le dottrine false, ma poi anche un omicida. Egli è il contrario di Dio, che è vivificante, dà la vita, lui invece è un omicida e dà la morte. Per cui è veramente la soddisfazione del demonio di mettere a morte, di versare il sangue dell'innocente. Ora i bambini che sono nel seno della loro madre hanno certamente la colpa originale, non come Giovanni Battista che ne fu purificato, non come il Signore che è il Santo dei Santi, ma non hanno commesso alcuna colpa personale. E allora il demonio li odia particolarmente, ed ecco che per esempio in Italia pare dalle statistiche, dall'introduzione di questa chiamata legge, che legge non è, in Italia ci sono stati 6 milioni di vittime, questi sì, questi sono dei 6 milioni autentiche vittime innocenti. Sangue versato dal demonio di cui nessuno ha il coraggio di parlare, nessuno ormai dice, o quasi nessuno dice ormai solo una parola. Ebbene, noi vediamo invece l'amore di Dio per queste creature che sono ancora nel seno materno, come Dio abbia di già verso di loro il suo piano, che è un piano di misericordia, e come solo il nemico del genere umano può cercare di distruggerlo e di rovinarlo con la sua invidia, con la sua perfidia, con la malizia che viene purtroppo dalla forza del peccato, ancora una volta il peccato degli uomini che rovina, nella misura in cui può farlo, il piano di Dio. Che San Giovanni Battista, quindi, che ha preparato la venuta del Signore, prepari di nuovo, sempre costantemente, la venuta di Gesù Cristo nella nostra anima, togliendo da noi tutto quello che è di ostacolo, tutto quello che impedisce la venuta di Gesù, e soprattutto gli affetti disordinati, tutti i nostri orgogli, amor proprio, sensualità, pigrizia, avarizia che ci sono nella nostra anima, la nostra pusillanimità, la nostra paura, insomma tutte le cose che fanno di ostacolo all'azione di Dio e dello Spirito Santo nell'anima nostra, e ci insegna a fare degni frutti di penitenza finché abbiamo tempo, perché ce lo dice anche per noi la scura, la radice dell'albero, e noi dobbiamo fare buoni frutti di penitenza, altrimenti come albero sterile non abbiamo speranza di salvezza. Signore, salvaci, e San Giovanni Battista prega per noi, intercedi per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia.